noi crediamo fortemente che è necessario fare una sorta di tagliando alla nostra compagine elettorale, vedere se quelle che sono state le forze che ci hanno visto vincere all'ultima tornata elettorale sono ancora presenti, se c'è ancora quel collante che ci può garantire di andare avanti o se è necessario allargare la nostra coalizione a altre forze che in quest'ultimo periodo più volte hanno votato a favore delle scelte dell'amministrazione perché qualcuno che invece faceva parte dell'amministrazione non era presente in aula. Quindi una sorta di verifica su quello che sta capitando, che sta succedendo. Avete già stabilito se vi incontrerete, aprirete un tavolo di confronto e chi vi farà parte? Allora, noi sappiamo che nei prossimi giorni ci sono dei passaggi importanti insieme alle altre forze che fanno parte insieme a noi della maggioranza, quindi attendiamo di vedere nei prossimi giorni cosa accadrà e poi sicuramente sarà nostra cura, in particolar modo quella del consigliere Palermo, di eventualmente invitare le varie forze che attualmente fanno parte della maggioranza a trovarsi intorno a un tavolo per vedere se ci sono ancora, credo sicuramente, trovare quelli che sono gli stimoli che ci possono consentire di andare avanti.